Stragi, battaglie, archeologia della violenza. L'archeologia dell'età contemporanea ci insegna molte cose sulla storia recente. Un punto di partenza è il primo convegno italiano di archeologia dell'età contemporanea a Pisa. Tra gli interventi più seguiti, quello di Alfredo González Ruibal, archeologo spagnolo che ha lungamente indagato i luoghi della guerra civile, proprio scoprendo stragi, fosse comuni, ma anche l'archeologia del colonialismo, compreso quello italiano in Etiopia. Cosa ci raccontano le testimonianze materiali dell'archeologia coloniale e poi dell'archeologia postcoloniale? Proprio facciamolo vedendolo con le immagini, come se avessimo le immagini davanti. Degli imperi moderni, degli imperi dell'Ottocento, del Novecento, noi abbiamo i resti monumentali, edifici, monumenti, ma abbiamo anche le spazzature dell'impero, i resti, i piccoli reperti che troviamo gli archeologi quando lavoriamo in siti coloniali. Nel caso del colonialismo italiano, nell'Etiopia, abbiamo trovato siti, avamposti militari dove ci sono soprattutto bibite alcoliche. I soldati erano ubriachi la maggior parte del tempo, erano avamposti in luoghi molto remoti. Era l'unica maniera di sopravvivere in questi posti così difficili. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo così, l'archeologia della vita quotidiana del soldato negli outpost, negli avamposti. Poi c'è l'archeologia invece che mostra eventi drammatici come le stragi. E poi c'è l'archeologia della violenza, perché l'impero è soprattutto si sostiene con la violenza, no, 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 non è possibile di un'altra maniera. Quello che noi abbiamo trovato nel caso dell'Etiopia sono i resti di massacri, una delle massacri, dei massacri più violenti che ci sono stati nell'Etiopia è quella della Grotta di Tseret. In aprile del 1939 l'esercito coloniale italiano ha trovato un gruppo di partigiani e li ha annientato. Il problema è che non ha annientato soltanto i soldati, ma anche i familiari, i bambini, le donne. E questo è un fatto che è stato negato, è stato nascosto dalle autorità militari, dall'autorità civile dell'Etiopia, ma noi l'abbiamo trovato questa grotta, abbiamo ricercato i resti che si conservano ancora nella grotta, abbiamo trovato i resti di bambini, di donne, abbiamo ritrovato anche molti resti della vita quotidiana di questa gente nella grotta prima di essere uccisi dalle truppe coloniali. Ecco, qui è un misto tra archeologia e diciamo, anatomia giudiziaria. Sì, è un'archeologia storica, ma è anche un'archeologia forense, un'archeologia dei crimini di guerra. Ecco, invece per quanto riguarda la Spagna, lei ha studiato molto la guerra civile spagnola, sia nelle trincee di Madrid, e lì c'è la vita quotidiana, sì, avete potuto ricostruire battaglie che in pratica sono state dimenticate completamente dalla storiografia ufficiale. Per esempio? Sì, di solito pensiamo che tutto quello che riguarda le guerre contemporanee è bene conosciuto dai testi militari, dai testi scritti, ma ci sono battaglie che non hanno lasciato quasi documentazione di archivio. E noi abbiamo trovato una di queste battaglie che si è sviluppata vicino a Madrid, a 100 km da Madrid, nel 1938. È stata una battaglia molto grande, ma che ha lasciato molti pochi documenti, e noi l'abbiamo ricostruito dal punto di vista dell'archeologia, con i resti archeologici. Abbiamo scavato fosse comune, abbiamo scavato campi di battaglia, resti di combattimento. Corvette italiani. Abbiamo trovato anche, i soldati erano tutti spagnoli, ma c'era molto materiale italiano perché gli italiani avevano combattuto lì nel 1937, la battaglia di Guadalajara. C'era molto materiale italiano che sono rimasti lì. Questi materiali sono stati riutilizzati in questa battaglia del 1938. Questo l'abbiamo anche documentato. Voi avete provato che la guerra civile spagnola è vero che è la prima guerra, il campo di prova della seconda guerra mondiale, quindi una guerra moderna, ci sono
i bombardamenti di Guernica, che no, ci danno questa idea, ma poi era anche una guerra invece molto simile alla Prima Guerra Mondiale in certi casi. E certo, è il primo capitolo della Seconda Guerra Mondiale, ma è anche l'ultimo capitolo della Prima Guerra Mondiale. Perché ci sono trincee. Ci sono trincee molto simili alle trincee della Prima Guerra Mondiale, e infatti qualche di queste trincee in Madrid, ad esempio, nel 1936, vennero scavati dai soldati che avevano partecipato alla Prima Guerra Mondiale, alemani, tedeschi, francesi, e abbiamo anche trovato fucili, pallottoli, resti militari eccedenti della Prima Guerra Mondiale e anche di prima, dell'Ottocento, ad esempio i fucili Vetterli Vitali del 1870, che erano prodotti in Italia, e questi li abbiamo trovati in Spagna.